Favolosi e favolose, a Torino, presso la Reggia di Venaria, Matteo Renzi ha promesso un'Italia più competitiva grazie alla... tecnologia. Alla tecnologia. Io un anno fa sono arrivato e dicevo, il primo che mi dice che facciamo la fine della Grecia lo querelo, noi faremo meglio della Germania. Oggi i dati dicono che questa è una possibilità. C'erano una volta tante possibilità. Ambizioso il nostro presidente, qua ci vuole una magia molto potente. Allora, analizziamo la situazione attuale. Prendiamo la viabilità di Berlino e della nostra capitale. A Roma è un disastro, si sa, ma guardate cosa succede fuori da qua. Manchmal ist sie auch pünktlich. Sie bringt mich von A nach B sehr einfach und leicht und ich muss keinen Parkplatz suchen, wie mit dem Auto. A Berlino. Si sa quando arriva il pulmino, vedete? Alle 12.53. Manca un minuto, cronometriamo e... alle! A Roma la tabella degli orari non esiste. E tu aspetti e aspetti e diventi triste. E quando arriva il tuo momento... Lei non è salito? No, ce l'ho fatta, insomma, aspetto il prossimo. C'erano una volta tante difficoltà, però così non si fa. Io personalmente il biglietto non lo pago. Ma che ci frega, ma che ci importa? Disagio, guasti, ritardi, latte scippatori, un degrado, degrado, o come si dice anche a Roma? Per fermare questo canto e trovare il gran finale, ci vorrebbe un incanto fatale. Roma è Roma, Roma eterna. Also ich meine, ich bin Piazza Venezia, ich sehe die Bäume, ich sehe Palazzo Venezia, ich habe das Wetter. No, no!